Buonasera, siamo qui alla Loggia Campari per Sesto San Giovanni per la presentazione degli aeroni nella casa di uno degli sponsor principali della franchigia, una serata molto importante, molti ospiti qui con noi questa sera. Sì, buonasera a tutti, gli aeroni si presentano qui a Sesto San Giovanni, appunto lo diceva bene Alessandro, a casa di uno dei loro maggiori sponsor, c'è Tania Zamparo, volto rugbistico di Sky a presentare, ci saranno numerosi interventi da parte dello staff dirigenziale degli aeroni e anche da parte dello stesso organigramma della Campari. Vi proponiamo adesso le immagini dell'inizio di questa serata e in più vi facciamo vedere una clip che abbiamo preparato e che parla delle prime sei giornate di questa Rabo Direct Pro 12 con il confronto con le prime sei giornate della passata stagione. In più una clip con tutte le mete finora realizzate dalla franchigia capitanata da Viadana. E adesso è il momento di presentarvi lo staff tecnico e la squadra degli aeroni della stagione 2011-2012. Gli aeroni! Disciplina, più gioco, tanti punti segnati in più e qualcuno di più anche in classifica. Il confronto tra le prime sei giornate della Celtic League 2010-2011 e le prime sei di Rabo Direct Pro 12 2011-2012 registra sicuramente molti segnali positivi per gli aeroni. Si tratta soltanto di cifre che non possono spiegare tutto ma che possono illustrare almeno in parte il cammino positivo intrapreso dalla franchigia nero-argento. La vittoria contro Edimburgo alla quarta giornata da sola già adesso pareggia il bilancio della scorsa stagione, anche se a ben vedere gli altri due match casalinghi contro Ulster e soprattutto Cardiff assomigliano molto a vittorie gettate al vento. A far sorridere sono soprattutto i dati riguardanti l'attacco, ben 10 le mete siglate in queste prime 6 partite di Pro 12, addirittura 4 in un solo match, mai successo prima ad una squadra italiana, contro le sole 3 realizzate all'inizio dello scorso anno, e Williams attualmente mezzoman del torneo con 5 segnature. 100 i punti messi a segno contro i 62 dell'anno passato, rimangono però parecchie le mete incassate. Se la scorsa stagione erano state 20 nelle prime 6 partite, nell'attuale Pro 12 sono 17, appena 3 di meno, 162 punti subiti contro i 188 della passata annata. Netto miglioramento per quanto riguarda la disciplina, l'anno scorso gli aeroni avevano collezionato 12 cartellini gialli nelle prime 6 giornate, 2 dei quali si erano trasformati in un rosso a Staibano. In questo primo scorcio di 2011-2012 invece siamo fermi a 3, uno ogni due match, un trend ben più che accettabile. Piccolo neo infine per quanto riguarda le presenze sugli spalti. L'anno scorso, secondo i dati ufficiali celtici, nelle prime due sfide casalinghe allo Zaffanella si superò quota 4.000 tifosi cada una. Quest'anno la partenza è stata più fiacca, riuscendo a staccare al massimo 3.000 biglietti. Tania Zamparo è madrina della serata, ma ormai volto femminile del rugby per eccellenza. Come ti è apparsa questa presentazione e cosa pensi degli aeroni? Ma penso che sia a parte la presentazione, è stata sicuramente una bella presentazione con la collaborazione di uno degli sponsor che ha messo a disposizione questi locali ampi, ha dato la possibilità di avere tanti invitati, l'hanno organizzata molto bene, devo dire, mi ha fatto piacere che mi abbiano chiesto di presentarla. E poi per quanto riguarda gli aeroni, credo che siano una realtà importante, in grande crescita in Italia, hanno fatto dei progetti davvero interessanti e dunque speriamo che funzioni, sicuramente le premesse ci sono. Gli facciamo tutti i nostri migliori in bocca al lupo perché secondo me meritano di più di quanto hanno raccolto finora.
riescono a rubare la touche. Ne nasce una mischia a nostro favore, vedete l'introduzione di Tebaldi che apre ad Oliver che in prima persona va dentro, cerca spazio, impegna un paio di difensori e poi riparte, scena già vista l'anno scorso diverse volte, il numero 8 Williams che sfonda e va in meta. Sulla corriera Williams salgono tre dell'Ulster e lui se li porta in meta. Aironi scesi in questo secondo tempo con buon piglio. Tebaldi che riesce a trovare prima Biagi, poi Santa Maria, allarga con buon timing Aghero che trova il break centrale da parte di Staibano che ricicla su George Biagi che tiene qualità per l'ovale. Ancora possesso. Tebaldi apre bene per Olivier Bello all'interno che trova Furno e c'è la splendida meta degli Aironi. Gli Aironi già dopo pochi minuti vedete il buco che trova Tebaldi da una rimessa laterale, bello il passaggio a Oliver che facile facile va a segnare la meta degli Aironi la prima di giornata. Bravo Oliver, dunque buona l'intesa tra i due mediani, vediamo che proprio Oliver diventa uno degli atleti indispensabili di questa franchigia, ma in questa occasione è stato bravissimo Tebaldi a trovare il lato debole della difesa e poi con il giusto timing servire sul piatto d'argento un ovale per la facile meta dell'apertura sudafricana. Organizza la formazione degli Aironi, Tebaldi va da Olivier, trova il buco centrale e riesce a fare strada ben dentro i 22, Williams va a planare dritto nell'area di meta e va a siglare la terza meta per gli Aironi scavando un solco molto importante, rivediamo la riproposizione. Ancora il punto nevralgico nella cerniera dell'Edimburgo, quindi lì vicino alla mediana, in questo caso Oliver trova bene il buco tra due atleti più lenti di lui, i due flanker, e poi serve a Williams il pallone per la meta che porta avanti ancora di più gli Aironi a inizio secondo tempo perché sono... Apre Oliver che trova ancora Williams al largo dentro per Pavan. Si forma il raggruppamento, gli Aironi sono presenti in questo punto. Staibano, Trevisan fugge sull'out e ricicla benissimo per Joshua Furno che riesce a resistere a diversi placaggi e fare strada e rimanere in campo. Abbiamo risalito in un attimo 60-70 metri, ancora Pavan che trova il vantaggio molto bene, ancora ad aprire Tebaldi a Oliver. Trova Biagi in sostegno Quartaroli, belle le mani per Favaro che cerca di involarsi verso la meta, viene fermato ai 5 metri, c'è ancora il nostro numero 10 a mediano di mischia, apre per Williams, brutta palla ma il nostro numero 8 sa farla fruttare ancora in avanzamento, ora è Tebaldi che apre, trova ancora il nostro mediano di apertura, Staibano la finta e poi lo scarico verso Pavan che va in meta, bellissima l'azione dei nostri Aironi.